Ciao a tutti, ben ritornati. Eccomi qua, distrutto, non dormo da settimane per fare questo video, non mangio, ormai sono qua dentro dal mio studio e non riesco più a uscire. Quindi, che cos'è che mi ha portato a tutto questo tempo, appunto, a star qui e a dover fare prove su prove? Lì il video che ci permette di andare a rispondere a chi si chiedeva, dopo che ha visto il video del mercatore Andrew Remark Black, che trovate appunto da Mindtech, per marcare i metalli, se era possibile utilizzarli con il laser diodo. Ebbene, eccolo qua, me lo prendo. Non voglio che mi diciate che non l'ho usato. Eccolo qua, ce l'ho. Sono arrivato a fare tutta una serie di prove che adesso vi andrò a illustrare e poi arriveremo ad una conclusione. Non voglio spoilerare niente, andate tranquillamente a vedere quello che succederà dopo questa breve intro. Quindi ricordo di andare a vedere il video precedente fatto con quello stesso marcatore che utilizzerò oggi, fatto sulla borraccia. Quindi via ai test e ci vediamo alla fine per le conclusioni. Allora ragazzi, eccomo qua, sono praticamente pronto per spruzzare il marcatore dell'Enduramark Black, appunto quello che ho già usato con il CO2. Userò il diodo, però posizionato dentro il CO2. Va la figata, eh? Io di solito sì, lo uso il diodo dentro a un suo box, però dove adesso è improponibile lavorare, e quindi ho deciso di trasferirlo qua in laboratorio e usare il laser CO2 come diciamo contenitore. Quindi sono già pronto, ragazzi. Se volete questa piccola base dove mettere il vostro computer e lavorare in piedi per comandare i vostri laser, mettetemi il commento che vi interessa il link. In risposta vi do il link acquistabile su Amazon. Per me è una figata perché mi permette di essere vicino e collegarmi, soprattutto quando avevo non ancora il laser CO2 in rete, ma soprattutto perché quando voglio poi andare a utilizzare la mia CNC, sicuramente mi verrà utile da posizionare vicino e collegarla con meno fili di quanto la usavo prima. Detto questo, piccola premessa, io adesso qui andrò a fare una piccola scritta. Ovviamente marcherò la mia bella targhettina con, adesso vi faccio vedere, questa qui è la targhettina, è sottile, non so se ce ne esistono delle altre. Io ho reperito questo su Amazon, andrò appunto a marcarla col marcatore, anche perché senza non ci provo nemmeno. E poi andremo a giocare un po' con le impostazioni di velocità e di potenza. Partirò, ve lo dico subito, molto alto e farò qualche loop in più perché secondo me già sarà dura, però è una sfida che volevo provare. Quindi pronti via, andiamo a marcare se riusciamo qualcosa. Ecco qua, non so se si vede, ho lasciato apposta proprio un angolo per farvi vedere quanto è coperta la mia piastrina. La copertura è tutta bianca. Adesso la lascio agire un attimo e poi dopo comincio con i primi test. Vi volevo far vedere che il risultato, una volta spruzzato, è proprio coperta completamente, il metallo non si vede più. Andiamo a vedere la prima prova. Ovviamente ragazzi, la sicurezza è la cosa fondamentale, occhiali appunto di protezione quando usate il laser, soprattutto diodo, perché magari come in questo caso lasciamo aperto il CO2, lasciate aperto dove l'avete, perché poi alla fine si vedono un sacco di video dove tutto si usa anche in laboratorio, però insomma ragazzi, mi raccomando, la sicurezza al primo posto, quindi occhiali sempre e se potete mettetelo in un box e chiudetelo, ecco così. Siamo ben sicuri che il laser non ci vada a pizzicare gli occhi e lì sono guai, ragazzi. Mi raccomando, vado a cominciare a fare un po' di laserella. Ecco qua, sono pronto a dare un bel via. Non so neanche se ho centrato bene la piastrina, sto facendo tutto praticamente al volo, vediamo. Non so quanto si possa far vedere. Attualmente non vedo una mazza, ma comunque andremo a vedere poi successivamente. Allora ragazzi, ovviamente non si vede nulla, però magari vi faccio vedere appunto che quello che sta succedendo, dove lo narro. Cioè, penso che non si stia proprio incidendo quasi nulla, ha alzato quello che era la copertura, però
diciamo che adesso sono proprio molto basso, molto lontano rispetto a quello che è diciamo il pezzo, quindi poi proverò anche ad alzarlo, vedere se migliora. Qualcosina si vede, però non penso che abbia una grossa marcatura. Se io sto procedendo con diversi passaggi, penso 4, sì 4, e vediamo poi. Comunque proverò anche ad alzarlo, perché comunque la messa a fuoco potrebbe incidere su queste lavorazioni, anche se comunque ho promesso che probabilmente non funzionerà. Allora, ad un primo sguardo non mi sembra proprio che sia venuto un granché, però adesso prima di pulirlo e controllare sotto quello che è venuto, proverò ad alzare appunto la messa a fuoco, cioè avvicinare la messa a fuoco dunque, e vedere se è fattibile una marcatura migliore, o comunque se effettivamente era solo questione di distanza. Vediamo. Ovviamente non si vedrà nulla, però vi voglio far vedere che lo sto facendo col diodo. Ho alzato di 15 mm 20, qui cos'erano, quasi 16, quindi avvicinandomi alla messa a fuoco, e adesso sembra che stia lavorando leggermente meglio, e comunque vediamo. Sto lasciando comunque sempre un po' alto il laser, quindi al massimo, e sto cercando di fare più passate. Non so se più passate sia meglio o peggio, però adesso abbiamo due prove almeno, ovvero di massima potenza e più passaggi, e soprattutto di avvicinamento di messa a fuoco. Ecco qua il pezzo come si presenta dopo averlo lavato con l'acqua. Come nuovo, ragazzi, niente, non è stato scalfito, non è stato... E quindi, diciamo, per adesso diamo la colpa al laser diodo, che non è adatto per questo tipo di incisione. Quindi potrò provare ad avvicinarmi ancora di più alla testa, quindi una messa a fuoco ancora più vicina, però presumo che da come siamo partiti, ovvero con l'idea che non sarebbe funzionato, rimarremo a quella. Però faccio l'ultima prova, poi proverò anche col CO2 per capire se non è appunto il materiale che dà problemi col marcatore e coi laser, o è proprio questione di potenza, e quindi in questo caso solo utilizzabile col CO2 il marcatore, invece appunto non utilizzabile col diodo. E vado a correggere il tiro in base a quello che avevo detto appunto nel primo video dedicato al marcatore. Tanto per farvi vedere, ecco quanto l'ho alzato e avvicinato alla testa. Diciamo che c'è un puntino che è rimasto un po' più nero, sembra quasi che abbia preso, ma non si può dire che sia venuto. Tra l'altro mi ha fatto notare l'importanza della messa a fuoco per quanto riguarda quando bisogna incidere. Sicuramente avvicinarsi serve magari appunto per il taglio, ma mi ha un po' falsato anche quello che era il carattere iniziale del progetto. Non mi sembra che si possa ottenere risultati, quindi confermo, dato che non ho ottenuto l'incisione che mi aspettavo, non che mi aspettavo, ma che dovevo appunto incidere, quindi confermo la bocciatura per quanto riguarda il diodo sul marcatore. Adesso provo col CO2, quindi spiano, non tondo come la borraccia, e vediamo una volta marcato se il diodo, cioè il CO2 invece rispetto al diodo, mi lascia qualcosa. Siamo passati al CO2 e ovviamente c'è un'altra potenza, è un'altra macchina. Vediamo, la medaglietta è la stessa, il marcatore è lo stesso. Vediamo se effettivamente c'è qualcosa che è dovuto appunto al laser o al materiale a questo punto. Allora, andiamo a vedere che cosa ha combinato questo bel laserone. Dunque, marcatura, sembra esserci, non sembra esserci, andiamo comunque poi a toglierlo e a fare le nostre conclusioni. Il risultato, ragazzi, è questo. Abbiamo ottenuto praticamente anche una piccola incisione, oltre che la marcatura. Effettivamente sarebbe stato come andarla a mettere sotto una piccola fresa CNC, tanto per citare anche il mondo CNC. Quindi veramente stupito, non tanto perché il colore, quindi il nero, ma sapevo dell'efficacia del marcatore. Mi è piaciuto il fatto che ci sia questa leggera incisione che lascia quindi spazio a, diciamo, a longevità di questa incisione e questa marcatura.
ovviamente la piastrina è molto sottile, molto delicata, perché ho sfregato appena appena, si è già subito segnata, rigata, ma magari il materiale non è di più adatti. A me interessava fare questa prova per il laser CO2 sul piano, ok, ma andare a verificare effettivamente che con il laser diodo si potesse o no fare una marcatura. Vado a farvi vedere un attimo quello che sono state le impostazioni su Lightburn. Ovviamente sono andato un po' più piano rispetto a quello che è nel video per la marcatura della borraccia. Proverò poi successivamente, quando andrò a fare il video sulla Rotary, ad impostare a questa velocità anche per le borracce, quindi cose tonde. Per adesso direi che col CO2 il risultato si vede, ma andiamo a fare le nostre conclusioni finali. Bene ragazzi, eccoci qua alle conclusioni finali. Ebbene sì ragazzi, il diodo, almeno il mio laser diodo, poi magari se avete voglia fate poi le vostre prove e ditemelo nei commenti. Il risultato, come avete visto, non è stato quello che si sperava. Ovviamente invece con il CO2 abbiamo ottenuto un'altra incisione, un'altra marcatura. Ovviamente con il laser CO2 l'utilizzo di questo marcatore è il suo, con il laser diodo purtroppo no. Magari con gli ultimi laser che sono usciti di potenze stratosferiche forse qualcosa si può fare. Ecco, ad oggi il mio test per rispondere se si poteva fare con laser diodo e utilizzando il marcatore è no. Ripeto però, sono aperto a valutazioni e altri test, quindi da parte vostra, se volete commentare, se volete anche in privato scrivermi via mail quello che volete e dirmi che ci siete riusciti, sicuramente andremo poi a dirlo a tutta la community, perché se il risultato l'avete ottenuto, bravi voi. Io direi che ho ottenuto un buon risultato col CO2, ho fatto una mia prova col CO2 alla fine, anche col diodo, e peccato, perché sarebbe stato bello anche col diodo, ma come in partenza si diceva, probabilmente poteva essere un fail, e fail è stato. Niente ragazzi, non vado oltre, io ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace su tutti i nostri video, non solo su questo, e commentare su questo e commentare su tutti gli altri, così insomma dai, partecipiamo bene a questa bella community e questo canale, lo potenziamo un bel po', che così più siamo e più argomenti magari vengono fuori. Quindi come promesso il video è stato fatto, quello che chiede la community noi cerchiamo di farlo, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!